Amiche e amici di Grottaglie in Rete, siamo al telefono con il dottor Raffaele Bagnardi, già sindaco di Grottaglie. Buongiorno, dottor Bagnardi, e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, tra le sue tante esperienze possiamo anche annoverare quella di essere stata in qualche modo il papà dello stabilimento Oggi Leonardo, a suo tempo Alenia Grottagli, un grande e innovativo stabilimento industriale che oggi attraversa una situazione di crisi. Come sta vivendo lei questo momento? Come amminist ex amministratore, come persona attenta alle vicende del territorio e come appunto persona che in qualche modo ha fortemente voluto e contribuito a far arrivare questo insediamento qui nella nostra zona. Carlo, allora due cose come le altre volte che ci siamo sentiti, che io non riesco a non darti del tu, quindi Allora. prego, E ecco, ti prego di fare la stessa cosa, così sia, va bene. ecco, anche tu, no? Secondo, la presentazione è una presentazione impegnativa, cioè essere padre di qualcuno o in questo caso di qualcosa, no? È molto impegnativo e in effetti io questa vicenda la sto vivendo in maniera quasi prevalentemente emotiva, perché è chiaro che ci metto tutta la mia memoria, tutta la mia razionalità, la mia modesta esperienza, però ecco, devo confessare che ho molta emozione a guardare verso quello stabilimento e verso tutti quei ragazzi che allora e spero ancora oggi e nel futuro ebbero una grandissima occasione, cioè quella di andare a lavorare in uno stabilimento che insomma apriva al mondo, apriva al globale, apriva alle grandi tecnologie, apriva a una collocazione che era corrispondente a titoli di studio conseguiti sia di diploma che di laurea. Quindi, ecco, confesso la mia emozione. Tra l'altro era uno stabilimento che possiamo dire aveva diverse caratteristiche, tra le quali segnare per certi aspetti un'evoluzione rispetto al passato. È nato su una zona che in qualche modo era a vocazione agricola e diventava invece industriale. E in più si trattava di un'industria non inquinante come quella che affligge Taranto, ma in qualche modo un'industria pulita, per quanto possa essere pulita un'industria, e anche, come sottolineavi, un'industria che richiedeva un certo livello di preparazione da parte degli operatori. Quindi un futuro che in qualche modo poteva essere anche una netta cesura rispetto a un'industrializzazione pesante, invasiva e inquinante. E oggi in qualche modo tutto questo sembra essere messo in discussione. Ma dici una grande verità perché allora l'insediamento di Grottagli, che perché per il nostro territorio era una novità assoluta, una novità assoluta, avevamo già qualche cosa nel Brindisino, no? Perché c'erano insediamenti dell'industria aeronautica del Brindisino in maniera particolare per la motoristica o per gli elicotteri di Agusta. No, però qui da noi era un'assoluta novità e questa cosa veniva fuori anche per quell'aspetto che hai ricordato benissimo tu. Guarda che il mix di quell'industria è un mix assolutamente favorevole. Ha un basso impatto ambientale, perché non, certamente non è analoga a quella che è stata per molti, ed è continua ad essere ancora la grande industria siderurgica che ha sempre avuto un grosso, forte impatto ambientale, no? Addirittura aveva anche alte tecnologie, altissime tecnologie che quasi in contrasto con quello che era lo standard di allora,
portavano anche un alto impatto occupazionale. Normalmente le alte tecnologie riducono l'impatto occupazionale, qui il mix invece andava a basso impatto ecologico, alte tecnologie e grande impatto occupazionale. C'era bisogno, c'è bisogno di molta occupazione, perché le costruzioni aeronautiche hanno bisogno anche di molto personale specializzato che operi di fatto in linea. Ecco, l'Italia è un paese dove il lunedì tutti sanno qual era la formazione da schierare in campo domenica, no? Però nessuno la dice il sabato. Allora, a me piace dare a Cesare quel che è di Cesare e a Raffaele quel che è di Raffaele. Oggi tutti possono dire Alenia è arrivata a Grottaglie perché c'era un aeroporto vicino, perché c'era una superstrada, perché c'era un porto come quello di Taranto, ma in realtà Alenia non è arrivata a Grottaglie per caso, la concorrenza era abbastanza forte e agguerrita. Vogliamo ricordare anche questo episodio. Ma certamente, allora nulla avviene per caso, e certamente le condizioni che noi avevamo qui, le condizioni geografiche, trasportistiche che noi avevamo qui, non erano uniche in assoluto, c'erano anche altre situazioni che avevano. Che davano le stesse condizioni, e allora ci fu un grande, temibilissimo concorrente che fu Pomigliano. Si giocò l'alternativa fra Grottaglie e Pomigliano, e in qualche modo l'allora Finmeccanica mise in concorrenza i due siti, quello di Grottaglie e Pomigliano, e così, mettendoci l'uno contro l'altro, disse: beh, io accetterò di allocare questo grosso investimento in quel sito che darà i maggiori vantaggi, no? E che saprà essere anche meglio attrezzato, meglio accorsato anche dal punto di vista istituzionale e amministrativo, no? Beh, allora noi giocammo questa contesa. E io ho sempre dato atto e continuo a darlo atto, ci fu un impegno fortissimo, intelligentissimo di Raffaele Fitto, allora il presidente della regione, che portò in campo un pacchetto di proposte, no? Che fu assolutamente considerato molto più competitivo, molto più concorrenziale con quello di Pomigliano. Facemmo asse politico, lui presidente della regione, io modesto sindaco di Grottaglie, insieme giocammo una partita che non era assolutamente facile, era molto ma molto difficile, e riuscimmo a vincerla, e fu formulato un accordo di programma che diede un pacchetto complementare ben integrato fra finanziamenti diretti all'industria aeronautica, all'allora Finmeccanica, Alenia allora, e che comunque era anche completato con tutta una serie di investimenti infrastrutturali che consentirono l'insediamento dall'assetto idrogeologico fino all'allungamento della pista e anche ad altre opere che seguirono successivamente. In più, noi avviamo un processo di burocrazia negoziata che grazie all'apparato amministrativo del comune di Grottaglie diede tutte le autorizzazioni attraverso le conferenze dei servizi in tempi record, in tempi veramente brevissimi, e consentì poi l'insediamento dello stabilimento. In tutto questo ricordo anche un altro aspetto che credo tu ricorderai perfettamente, fu la ricollocazione di tutte le piante d'ulivo, le piante secolari d'ulivo, che furono reimpiantate tanto sempre nella zona di Grottaglie, ma andarono anche in altri aeroporti, nell'aeroporto di Bari, nell'aeroporto di Brindisi, e in altre anche zone, no? E furono piante tutte salvate sostanzialmente da una ipotetica distruzione, no? E che non ci fu per volontà proprio delle istituzioni locali. Ecco, un'altra cosa che possiamo dire, tanto per ripercorrere un po' la storia, perché poi nulla è per caso. Questo stabilimento, però, in qualche modo nasceva anche con qualche vulnus. Uno di quelli più evidenti che vediamo oggi è
è una monocommittenza e una monocommessa, non è un qualcosa che viene fuori oggi, già da un bel po' di anni chi aveva occhi per vedere lo ha detto, legarsi ad un solo cliente, legarsi ad un solo prodotto, e qui anche le vicissitudini dello stabilimento Ilva di Taranto in qualche modo insegnano, è sempre pericoloso, perché poi se si cresce insieme, ma se si va a fondo, si va a fondo insieme. Qui c'è stata, secondo te, miopia, di chi doveva decidere o si è dovuto fare di necessità virtù? No, io Carlo direi né l'uno né l'altro, abbiamo subito un'imposizione e ti racconto brevemente. Dopo l'accordo di programma del 2005, ovviamente si costruì e si insediò lo stabilimento e allora si costituì una società che a suo tempo si chiamava Alenia Composite, no? Che era una società autonoma che avrebbe dovuto... cosa che poi fece, avrebbe dovuto soltanto per due terzi, diciamo, e lasciò un terzo vuoto. Avrebbe dovuto in qualche modo assumere diventare polo dei materiali compositi, cioè della fibra di carbonio, e quindi gestire le tecnologie aeronautiche legate alla fibra di carbonio. E questo è stato perché Grottaglie ancora oggi è uno stabilimento considerato di riferimento per la lavorazione della fibra di carbonio e dei materiali compositi. E doveva inizialmente partire con la grande commessa Boeing sul progetto P787 che allora prevedeva, ma io spero che sia ancora così, allora prevedeva almeno tre decenni di lavoro con la Boeing, però la Alenia Composite aveva un terzo compito che era quello di mettere a disposizione del mercato delle wide body, cioè delle fusoliere larghe, no? Tutta la sua esperienza e la sua operatività perché potesse acquisire anche altre commesse in diversificazione, no? Quindi fuori dalla monocommittenza e monocommessa, quindi una doppia prigionia, monocommittenza e monocommessa, no? E quindi la Alenia Composite avrebbe dovuto anche esplorare ed aprirsi al campo delle altre commesse del mercato, delle costruzioni delle fusoliere larghe. I primi due punti in effetti furono raggiunti, però poi il terzo punto, quello di aprirsi al mercato, e già da allora, sto parlando, ripeto, del biennio 2008-2009, non ci fu. Non ci fu, ma qualcuno dice è colpa dei sindacati, è colpa dei lavoratori, è colpa delle istituzioni. No, noi abbiamo subito invece una scelta precisa e decisa che fu presa allora tanto da Finmeccanica e poi mantenuta da Leonardo. Questo stabilimento è rimasto uno stabilimento costretto su quel tipo di operatività. Bene, fin tanto che quel tipo di operatività aveva in qualche modo assorbito la totalità delle attività dello stabilimento, tutto sommato, vabbè, magari poteva essere sopportabile. E adesso invece viene fuori tutta questa debolezza. A proposito di situazioni che non nascono per caso, la crisi sicuramente ha avuto una causa scatenante in quello che è stato l'epidemia Covid, che ha di fatto bloccato i trasporti civili per un paio d'anni, e questo ha portato a un ridimensionamento temporale delle commesse. Oggi c'è qualche cosa di cui forse non tutti sono a conoscenza. Boeing negli Stati Uniti d'America non attraversa un momento felicissimo per una serie di problemi aziendali. E questo, tornando a quello che dicevi, la doppia prigionia, monocommittenza e monoprogetto, si riflette necessariamente anche su quello che è l'andamento del sito di Grottaglie. È ovvio che non si può intervenire su quello che succede dall'altra parte dell'oceano, però è altrettanto ovvio che non si può trascurare che forti nubi si addensano sul nostro orizzonte. Questo è verissimo, ci fu qui a Grottaglie una prima crisi che si colloca negli anni 20,
2021, 2021 e in conseguenza anche alla pandemia Covid, allora qui Grottaglie ebbe un calo drastico delle saturazioni di lavoro, tanto che dalle 1325 storiche del 2019, no? Qui a Grottaglie nel 2021 noi arrivammo ad avere 300-350 addetti in saturazione di lavoro, quindi ci fu un crollo terribile. È vero, ci fu la pandemia, però ci furono anche altre concause che rallentarono tutto. Adesso invece la crisi di oggi è una crisi specifica d'oltreoceano, che viene d'oltreoceano. Basta leggere i giornali degli statunitensi che si capisce quali sono i problemi che sta affrontando in questo momento Boeing e che io spero che li risolva e che li risolva rapidamente per se stessa e anche per noi sostanzialmente, no? E Boeing c'ha tre velivoli che sono sotto indagine dell'autorità federale americana, il 737, il 777 e purtroppo anche il 787. Ora, queste indagini durano già da un po' di tempo, stanno diventando sempre più approfondite perché sono state legate a certi incidenti che sono accaduti negli ultimi mesi o comunque negli ultimi tempi. Io spero che tutto si risolva e che si risolva rapidamente perché la situazione d'oltreoceano non ci dà beneficio, proprio per quella debolezza della monocommittenza e della monocommessa. Per Grottaglie è caduto il progetto, o meglio, ecco, il rallentamento del progetto 787 determina conseguenze gravissime, potrebbe addirittura determinare anche un quasi azzeramento dell'attività industriale sullo stabilimento di Grottaglie. Ecco, il problema che poi forse non tutti hanno colto nella sua ampiezza, e riprendo proprio l'ultima frase che dicevi, che questo problema è sicuramente grottagliese, ma non necessariamente di tutta Leonardo, che ha altri campi di azione. Parlando fuori dai denti, mentre il civile soffre, il militare non sembra avere di questi problemi. Si è parlato anche per lo stabilimento di Grottaglie di una sorta di riconversione, di lavorare sui droni. Ed altro, però è ovvio che non si può parlare di questo e pensare di metterlo in campo dall'oggi al domani. Anche qui, probabilmente è mancata un po' di programmazione, o forse il territorio non è stato in grado di chiedere ai vertici di Leonardo delle assicurazioni e una programmazione, insomma, per quanto sia possibile, affidabile e certa. Guarda, la visione, come dici tu, deve essere ampia. Allora, in qualche modo, l'attività della grande industria aeronautica ha diviso, l'Italia nelle due grandi zone. Il settentrione, che ha un'attività di industria aeronautica prevalentemente legata al militare, il tridente sostanzialmente Piemonte e Lombardia-Veneto, e il meridione, e sostanzialmente i due distretti industriali, quelli della Campania e della Puglia, legati prevalentemente all'industria delle costruzioni dei velivoli civili, no? Dei velivoli passeggeri. Ora, la crisi d'oltreoceano, in particolare la crisi Boeing, ovviamente sta incidendo sulla costruzione dei velivoli civili, dei velivoli passeggeri. E in primis sta toccando Grottaglie per quella debolezza che avevamo detto e quella caratteristica particolare di Grottaglie, ma tutto sommato anche gli altri siti, cito alcuni per tutti, tipo Nola e Pomigliano, Foggia e Grottaglie comunque, no? E beh, anche questi in qualche modo potrebbero subire delle conseguenze, quindi il sistema dell'industria aeronautica legato ai velivoli passeggeri potrebbe avere uno squilibrio
che potrebbe interessare sostanzialmente tanto la Campania quanto la Puglia, quindi i rispettivi distretti dell'aerospazio. E tutto sommato potremmo dire che poi dalla crisi di Grottaglie potrebbe anche generarsi una sorta di effetto domino che potrebbe diventare addirittura una sorta di questione meridionale, no? Nel senso che Certo. comunque quello che accade a Grottaglie probabilmente avrà delle ripercussioni anche in altre zone e in altri territori. In tutto questo, che cosa voglio dire? Che le istituzioni giocano una parte importante. E qual è la parte importante? La parte importante è che questi insediamenti, in maniera particolare poi a Grottaglie, comunque sono nati anche con grossi investimenti pubblici. Grottaglie è nato con un grosso investimento pubblico di accordo di programma nel 2005. E quindi il territorio ha diritto di parola su queste cose, perché il territorio non può guardare e vedersi azzerati insediamenti economici che riversano tanta occupazione nelle varie località senza poter dire la sua. Il fatto che abbia consentito il finanziamento pubblico, e per Grottaglie parlo di Regione Puglia e dei comuni di insediamento, Grottaglie e Montegliasi, dà diritto di parola alle istituzioni, e dà diritto di parola alle istituzioni in una sorta di nuova apertura di dialogo direttamente anche con la Leonardo, quello che è accaduto a Taranto, che sta accadendo a Taranto, anche per l'incontro che si avrà probabilmente col presidente della Leonardo sul sito della ex SSI, no? E quindi le istituzioni devono in qualche modo giocare anche un loro ruolo insieme al sindacato che vede le cose più dall'interno e le istituzioni che devono giocare la loro parte politica per assicurare che il sistema si mantenga in perfetto equilibrio e che il sistema possa anche operare in alternativa alle congiunture negative attuali. Ecco, una cosa che forse non viene colta appieno, almeno così, no? Si direbbe dall'uomo della strada, questo fantomatico collega della casalinga di Voghera, è l'ampiezza di questa crisi, nel senso che sembra che, parlando di Grottaglie, non tutti abbiano contezza di quello che è la portata di questo stabilimento e il numero delle famiglie coinvolte. Tu giustamente dicevi, ci sono ragazzi che hanno iniziato a lavorare 20 anni fa, che oggi sono padri e madri di famiglia, avranno un mutuo, avranno degli investimenti. Parliamo di 1.400-1.500 persone impegnate, eppure questo stabilimento sembra quasi avulso dalla realtà grottagliese. Forse è mancata da parte di entrambi una volontà o una capacità di reciproca conoscenza, cioè quanto credi che Grottaglie sia consapevole del destino economico e non solo economico che la lega al futuro e al presente dello stabilimento Leonardo? Bah, io qui mi consentirai un piccolo ricordo personale che faccio con molta commozione. Credo che anche tu, come molti altri, lo ricorderanno. Ai tempi dello startup qui di Alenia Grottaglie ci fu una persona, Nicola Aurilio, che era l'amministratore delegato di Alenia Composite, no? È venuto a mancare qualche tempo fa. Bene, a proposito di questo, devo dire che Nicola ebbe allora questa sensibilità, quella di non solo avviare un impianto ad alta tecnologia, un impianto innovativo completamente diverso, no? Dall'industria che noi avevamo. Di cui avevamo esperienza, noi veniamo o dalla siderurgia o dalla cantieristica, no? Taranto era cantieristica oltre che siderurgia, no? Bene, Nicola avviò questo impianto, lo avviò in maniera meravigliosa, tanto che addirittura lui raggiunse il picco anche delle 15 fusoliere mese, se non ricordo male, in quegli anni, no? Però ebbe anche molta sensibilità a dialogare con la città. Ricordo che allora Alenia
contribuiva per esempio a progetti particolari di integrazione sociale dei ragazzi in difficoltà. Ricordo il suo intervento nei confronti di diverse associazioni locali o comunque di poli di riabilitazione, ma ricordo anche delle iniziative molto belle fatte qui allo stadio di calcio, no? Nicola Aurilio costruì, compose all'interno del suo stabilimento due squadre di calcio, una maschile e una femminile, no? Che faceva allenare qui allo stadio di Grottaglie, e questo creò un rapporto con la città. In qualche modo ci fu un rapporto con la città che non solo era legato ai grottagliesi che andarono lì a lavorare in quel periodo, no? Ma anche ad altri ragazzi che vennero qui a risiedere e quindi a far famiglia, no? E ci fu un bel contatto e una percezione della fabbrica anche che andava al di là dell'aspetto lavorativo. Questa cosa ritengo che poi sia venuta meno. Noi, almeno io non ne ho più contezza, non l'ho più percepita. Dimmi tu se l'hai continuata a percepire in questi tempi. E quella fabbrica in qualche modo si è isolata. Ora io devo invece dar merito al sindacato di aver comunque continuato a combattere anche in questa direzione, perché in qualche modo il sindacato è riuscito a mantenere anche i contatti con l'esterno, e in qualche modo il sindacato ha continuato a dare anche così segnali di buona cultura del lavoro, di buona cultura sociale anche all'interno della fabbrica, no? Però molto si è perso di quel contatto che tu dici essere necessario, in verità è necessario. Ecco, riprendendo un po' anche quello che tu dicevi prima, ovviamente il rischio da una parte è quello che questa crisi da questione locale diventi molto più ampia, la questione meridionale che tu evocavi. Dall'altro sappiamo benissimo che in queste situazioni ognuno si salva da solo, direbbe qualcheduno, e quindi ciascuno cerca di portare l'acqua al suo mulino. È noto che molte delle persone che lavorano all'interno di Leonardo Grottagli dicono: guarda, se noi volessimo andare a lavorare a Pomigliano piuttosto che a Foggia ci farebbero i conti d'oro, perché lì il lavoro c'è. E quindi al momento il rischio sembra più quello legato a Grottagli. Però, tornando a quello che tu dicevi prima, il rischio che la questione si allarghi è dietro l'angolo. Forse ci vuole uno sforzo maggiore per mettere tutti intorno a un tavolo e per far sì che si crei un fronte comune, perché poi i problemi, se ci sono, ci sono per tutti, prima o poi. Anche questo è il compito della politica locale. Non si può pensare che la soluzione venga da Roma o che lo spunto a fare fronte comune venga da altri che non hanno tutto sommato interesse a che questo avvenga. Io guardo due aspetti di questa tua domanda. Uno è la mobilità dei lavoratori, no? Allora, se il sistema preso nel suo complesso funziona bene, funziona appieno, beh, non che la mobilità dei lavoratori diventa facile, perché è facile lo scambio, sono facili le compensazioni, sono facili gli equilibri da trovare. Però attenzione, se il sistema incomincia ad avere dei problemi, no? E vedo quello che è accaduto, appunto, che sta accadendo per l'ex insediamento SSI, no? Sono 150 dipendenti che potrebbero non trovare più allocazione e dovrebbero in qualche modo essere sistemati d'altra parte. Quindi dicevo, se il sistema incomincia ad avere degli squilibri, no? Questa mobilità non
non è poi così facile, eh? Non è che poi queste persone possano sempre avere questa possibilità di una facilissima ricollocazione, no? Anche perché parliamo di professionalità di livello anche abbastanza elevato e quindi non è che si può lavorare dappertutto con certe competenze. Un ingegnere aerospaziale, insomma, non è che possa andare necessariamente in ogni punto, deve andare ovviamente a lavorare lì dove c'è bisogno di una certa sua professionalità, al di là dell'aspetto personale di chi ha costruito magari interessi, famiglia in un luogo e magari anche solo spostarsi di qualche centinaio di chilometri può essere difficile solo per trovare una nuova scuola per i figli, tanto per dirne una, insomma, però. No, ma ecco, come dici bene tu, le altissime specializzazioni, se guardiamo tutto il mondo, beh, vabbè, da qualche parte Ah, certo. possono pure trovare uno sbocco. Però quando queste alte specializzazioni si trovano all'interno di un sistema un po' più confinato come il nostro, Certo. io sto guardando in questo momento alle tue regioni, Puglia, Campania sostanzialmente, no? Bene, e se questo sistema incomincia ad avere degli squilibri, poi non è poi tanto facile, no? Non sono poi tanto facili queste ricollocazioni, no? E allora converrebbe sempre mantenere ecco, in piena efficienza, interezza, no, del sistema e cercare di capire quali possano essere le alternative o comunque auspicare, favorire un rientro pieno della Boeing che comunque, no, dà sicurezza a tutto ciò. Ma c'è anche quell'altro aspetto, quindi questo dal punto di vista della mobilità del lavoro. Dal punto di vista invece del rapporto fra le due parti di questa vertenza, il sindacato da una parte e la politica dall'altra parte. Allora, il sindacato, secondo me, fino ad oggi e fino a questo momento e anche in queste ultime settimane, ha fatto benissimo il suo dovere, ma il sindacato ha una funzione prevalentemente interna, no? All'impresa, interna all'azienda. È una funzione più tecnica e tecnologica. E la parte politica che entra in campo a tutto diritto in questo momento, perché stiamo discutendo di scelte economiche, della macroeconomia, di macroeconomia, no? E con la parte politica io avevo suggerito immediatamente il tavolo istituzionale della negoziazione. Che cosa intendevo col tavolo istituzionale della negoziazione? Quello che di fatto è anche accaduto già a Taranto, parlo di noi, i due comuni di insediamento in questo momento dello stabilimento Leonardo qui, sono Grottaglie e Monteiasi. Bene, di fatto questi due comuni avrebbero già altamente titolo ad aprire un dialogo diretto, no? Con la Leonardo, rimanendo agganciati al territorio, rimanendo agganciati alle esigenze locali, perché più ci allontaniamo dal territorio, più corriamo il rischio di. Il tavolo, io parlavo di un tavolo istituzionale, proponendo che già i comuni di insediamento, i comuni di Grottaglie e di Monteiasi, avviassero un confronto diretto con la Leonardo, così semplicemente d'emblée, non in maniera diretta, perché con la Leonardo si potesse capire qual è la portata effettiva di questa crisi e quali sono gli interventi immediati che si possono fare e in che modo, ecco, traguardare insieme la parte istituzionale, la parte sindacale e la parte imprenditoriale a una soluzione che possa, ecco, mantenere tanto l'economicità dell'intervento, tanto le ricadute sul territorio, ma il politico guarda sempre all'impatto occupazionale, la manodopera storica, i 1.300 più i ragazzi dell'indotto, che allora arrivarono sull'ordine forse credo di 300-400 e anche oltre persone, ecco, che possano continuare a lavorare in questo sistema. Ora,
Io ho visto, poi ho letto molti interventi che sono venuti da varie parti politiche, no? Interventi che in massima parte ho ritenuto essere molto generici e delle volte pletorici, e cioè che hanno proposto tavoli molto più complicati, con partecipazioni immediate che vanno dalla regione fino al governo, no? Oddio, non è che regione e governo non servano, anzi, ben vengano gli interventi della regione e del governo, perché sono quelli che poi sono Certo. sempre quelli più incisivi, no? Però come punto di partenza, per non perdere tempo e per risolvere nell'immediato quanto è risolvibile, no? Sarebbe bene partire proprio dai comuni. I comuni sono quelli che possono prendere queste iniziative, come sembra aver fatto il comune di Taranto per quell'incontro che è stato preannunciato dai giornali col presidente della Leonardo. Quindi questo era il mio intento, giusto per non perdere tempo. E poi per guardare ad aspetti che in qualche modo siano meno pericolosi, no? E se già noi cominciamo a parlare di cassa integrazione, se già cominciamo a parlare di ammortizzatori sociali, beh, caro Carlo, questi sono strumenti che non ti danno poi magari grandi speranze. Noi Un po' dovremmo la immediatamente. terapia intensiva, sì, magari. Arriviamo subito alla sala di rianimazione prima ancora di passare da una terapia meno d'impatto, insomma, no? Allora dico, anche i sindacati stessi hanno detto: guarda, non buttiamo già in campo subito la cassa integrazione, no? Ma cerchiamo di capire come attraverso altre soluzioni, no? Tanto temporanee quanto di lungo respiro, si possa arrivare e così a sopportare questo periodo di crisi, perché comunque il periodo di crisi ce l'avremo Certo. comunque, no? Io mi permetto di farti però una provocazione, neppure troppo bonaria, lo anticipo, no? Perché sappiamo tutti che se qualcuno fa rischia di sbagliare, se uno non fa nulla, non sbaglia nulla. Allora, forse la politica, inteso nel senso più ampio del termine, non solo i partiti, ma anche come movimenti civili, di associazione, eccetera, oggi è più abituata a dire no invece che sì, no al TAP, no all'industria, no ai parchi eolici, perché c'è sempre un motivo per dire no, però insomma ogni tanto qualche sì bisogna dirlo, qualche responsabilità bisogna prenderla, bisogna anche pensare, citando un grande politico del passato, alle generazioni future e non necessariamente alle prossime elezioni. Insomma, ci vuole anche un po' di lungimiranza e anche la capacità di spiegare perché si prendono determinate direzioni e determinate decisioni. Forse manca un po' anche questo coraggio, e parlo di coraggio per non parlare di preparazione tecnica o di altro. Insomma, lo chiedo a te. Perché, per la tua formazione culturale, per le tue esperienze di amministratore, forse hai strumenti migliori di altri che possono commentare questa mia riflessione. Senti, io aggiungerei a questa tua riflessione un'altra piccola, modestissima riflessione, perché se no corriamo un rischio tutti e due di fare strane accuse, No, no? no, no, Che per carità. vengono magari anche male interpretate, ma Assolutamente. no, il nostro intento è un intento assolutamente positivo. Io direi che chiunque in qualche modo voglia o debba esprimere un parere sulle prospettive che ci devono portare verso il futuro, no? Non devono mancare di curare due momenti: un momento di profondissima informazione, no? Nel senso che il futuro noi dobbiamo studiarlo, dobbiamo impararlo, dobbiamo conoscerlo, e questo è possibile soltanto quando riusciamo a leggere le avanguardie, cioè i segnali che ci vengono di avanguardia. Quindi dobbiamo essere attenti ad avere sempre un'informazione molto, molto profonda, molto attenta. E l'altro aspetto che dal passato verso il futuro
c'è un periodo di transizione, no? Che non può essere ignorato, non si può traguardare verso una nuova soluzione nell'arco di un istante, no? Ecco, la transizione deve essere costruita, deve essere seguita e soprattutto deve essere attuata, perché un errore che noi commettiamo è che all'improvviso ci accorgiamo di essere in una situazione sgradita, no? Ma non facciamo nulla per avviare il periodo comunque di transizione, no? Non prendiamo gli opportuni provvedimenti per poi arrivare al punto, all'obiettivo, al punto che vogliamo raggiungere. Quindi se noi questi percorsi non li avviamo mai e soprattutto non ci informiamo mai su quelle che sono le necessità, no? Per giudicare e seguire e impostare questi percorsi, beh, commettiamo errori che poi ci lasciano sempre in qualche modo in ritardo o ci fanno commettere sbagli ed errori. Certo, beh, questo si riallaccia a quello che dicevi tu prima del tavolo istituzionale di negoziazione. Ovviamente la crisi non può essere risolta a Grottaglie o a Montegliasi, ma altrettanto evidentemente Grottaglie e Montegliasi devono poter dire la loro, devono iniziare a sollecitare i vari stakeholders, portatori di interesse, istituzioni e quant'altro, perché se non si lamenta chi per primo e maggiormente di altri subisce il problema e non possiamo sperare che lo facciano altri che sono più lontani e hanno appunto altri traguardi, altre prospettive, c'è poco da fare, insomma. Certamente, certamente è così, e poi guarda, per averne avuto di esperienza, io ti dico che il sindaco è la figura più idonea, no? A mantenere i legami col territorio, perché ne è rappresentante e lo comprende, ed è la figura che ha il dovere di prendere l'iniziativa, addirittura anche se è solo. No? Deve prendere l'iniziativa, poi avrà il tempo per far capire qual è la logica della sua politica e della sua presa di posizione, no? Ma deve tempestivamente stare sulle questioni. Deve comunque dare un segnale. No? Il sindaco Assolutamente. di Taranto ha chiesto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento Ilva. Può essere vista come un'azione velleitaria, può essere vista come un'azione di propaganda a suo tempo, quel che si vuole, però comunque un atto è stato fatto, una scelta è stata fatta e insomma di lì non si poteva transigere. Ora, ovviamente su questo argomento si potrebbe dire ancora tantissimo, però il tempo è tiranno e non te ne voglio rubare più di quanto te ne ho già rubato. No, il mio tempo è E infinito, questa è una frase che ti però non contraddistingue. voglio io rubare tempo ai No, nostri cortesi ascoltatori. certamente speriamo di risentirci a breve con notizie migliori. Ovviamente tutti noi speriamo che la vertenza Leonardo abbia soluzione positiva e veloce. E speriamo che tutti gli attori di questa vicenda, ciascuno per le sue competenze e responsabilità, si diano da fare perché, per quanto possa sembrare retorica, questo stabilimento, insomma, potrebbe avere un grande futuro e questo territorio non merita di ricevere altri schiaffi più di quelli che ha già ricevuto, insomma. Beh, Carlo, no, non è retorica, nel senso che quando noi parliamo di posti di lavoro, quando parliamo di economia che si riversa sul territorio, di tutto ciò che in qualche modo dà dignità alle persone, dà benvivere alle persone, non è retorico, è un fatto invece sostanziale, concreto. Ed è credo l'unico fatto di cui la politica poi si debba occupare, soprattutto quella politica che dichiara essere di visione sociale. Mi sembra che sia assolutamente condivisibile questa tua ultima riflessione. Bene, io ti ringrazio come sempre delle tue analisi attente e pacate e come ho detto, speriamo di risentirci presto per commentare positivamente quello che succede. Intanto grazie e
Buona giornata. Grazie e un saluto a tutti voi.